Ciao, allora vi faccio vedere già il risultato e dopo vedrete come si fa a fare. Allora, questa qua è una bottiglietta che in origine era completamente trasparente e adesso è diventata così. Allora, il suo tappo ha una base qui nera e poi ha degli specchi e tutti dei ritagli di vetro. Allora, vi dico brevemente i vari passaggi. Allora, semplicemente andate a pulire la superficie in vetro, come facciamo sempre. Prendete dei vostri ritagli in vetro, che potete trovare o nelle vetrerie vere e proprie, di solito le vendono, oppure comunque su internet ci sono anche delle aziende che appunto li vendono. Andate a romperli, io vi farò vedere con un martello e tutto quanto. Fate attenzione o dentro un panno oppure con dei giornali, sia sopra che sotto, abbastanza spessi, in modo che tengano tutte le varie schegge che potrebbero formarsi tutte nello stesso punto e non vi schizzino fuori. Comunque fate sempre attenzione. Io non l'ho maneggiato con i guanti perché sono andata delicata, perché con i guanti non riesco, non mi trovo bene. Però se avete paura di tagliarvi o per qualsiasi cosa, utilizzate pure i guanti tranquillamente. Per rifinire, quindi sono andata ad attaccare con la colla questa che è dell'attac, apposta per il vetro, quindi attacca proprio vetro su vetro, e dopodiché lasciato asciugare per bene. Sono andata con il colore rosso e il colore nero della My Mary, colore per vetro a freddo, prima a contornare tutta la parte, diciamo, più alta qui con il rosso, dove diciamo ci sono dei buchini, perché comunque la superficie non era completamente liscia ma era tutta sfaccettata, e poi sono andata a contornare qui col nero. Basta, ho lasciato asciugare per bene e ho finito. Adesso andrò solo a ripulire proprio sopra al vetro i vari pezzettini e basta. Se avete qualche domanda per qualsiasi cosa, lasciatemi un commento. Come sempre, sotto nell'info box troverete un link che vi rimanda al blog, così vi lascio anche il link di dove ho preso i vari gli scarti di vetro. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!